A Teramo, nel giorno del patrono San Berardo, ha fatto tappa in città il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Una giornata molto importante che chiude le celebrazioni dell'anno berardiano. Io credo che è molto importante perché i santi sono i nostri amici, dice la liturgia, ma anche i nostri modelli. E sono nostri modelli nelle due direzioni fondamentali dell'amore. L'amore a Dio, quindi hanno amato Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, come ci chiede il primo comandamento. Ma poi hanno amato il prossimo anche. E infatti dai santi sono nate tante opere di carità, ecco, tante opere sociali, no? Che volevano alleviare le necessità delle popolazioni nelle loro più diverse dimensioni. E quindi rimangono un punto di riferimento, rimangono, diciamo, uno stimolo per tutti noi. Io direi, come diceva Sant'Agostino, se questi e queste hanno fatto quello che hanno fatto e sono diventati santi, perché non lo posso fare anch'io e diventare anch'io santo? Ecco, in questo senso credo che ci aiutano. L'obiettivo della presenza di Parolin è anche quello di tenere alta l'attenzione sulla cittadella della carità, il progetto da 10 milioni di euro che permetterà il recupero dell'ex ospedaletto. Qui verranno trasferiti i servizi della Caritas diocesana, tra cui una nuova mensa e un co-housing sociale, che si è rivelato uno strumento di sostegno alle fragilità molto importante già durante la pandemia. Eminenza, la sua presenza qui anche per accendere i riflettori sulla cittadella della carità. Sì, certamente mi è molto piaciuto, ecco, che il primo gesto sia stato proprio questo, di benedire l'inizio dei lavori di ristrutturazione della cittadella della carità. Mi pare che l'opera ha un grande significato, diciamo, sociale, nel senso che si tratta di recuperare un grande ambiente, ecco, molto bello, ma nello stesso tempo anche un grande senso di solidarietà, perché lì saranno concentrate tutte le attività, diciamo, della Caritas, ecco, e quindi di assistenza ai più bisognosi. Su questo fronte il Vescovo Leuzzi sta lavorando moltissimo. Io credo di sì. Io non conosco tutti i dettagli, ma ho sentito già, appunto, anche alcuni apprezzamenti espressi appena arrivato qui, proprio nei brevi momenti in cui ho incontrato qualcuno, questo apprezzamento nei suoi confronti per tutta l'opera che sta facendo.